Lui è tornato. Lui torna sempre, alla fine di ogni giorno. Quando arriva, inghiotta tutto quel che incontra. Le sue enormi fauci divorano tutto incessantemente. Non esiste nulla che possa contrastarlo. Lui continuerà a tornare. C'era prima che tutto iniziasse, ci sarà dopo che tutto finirà. Io mi sono già abituato a lui, alla sopravvivenza, nel suo mondo difficile. Quando lui mi avvolge completamente, non vedo più la realtà. E la mia mente comincia ad immaginare le cose più contorte e spaventose che più terrorizzano il mio animo, che nel suo mondo prendono vita. Io riesco a sentirmi, quel costante terrore che qualcosa c'è dietro di me. E così mi intendo di aver fatto ciò, ma per quanto possa tentare di frenare la mia mente, non posso controllarla. Non posso smettere di pensare in cosa potrei imbattermi in questo mondo. Quale orribile creatura potrei percepire accanto, è più forte di me. Alla fine mi prenderà, lo so. È solo questione di tempo. Lui è già avvolto nel suo mondo. Ora che ricordo. C'era un modo con cui gli uomini si riferivano e lo chiamavano Buddha.